Cosa hai detto tu, nano? Nano. Scusate, no, 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 no. Allora, io mi stavo preparando qui con il mio tamburello. Nessuno mi preverà della mia canzone con il tamburello. Non le vostre liti. Siamo pronti, vai, vai, vai. Ok. Oh yeah! Eccoci, fattivo. Giù. Cosa hai detto? No, bellissimo, bellissimo. Cosa hai detto, brutto pigmeo? Attore del tamburello. Nano, sei delle montagne, schifoso. Attore del tamburello. Brutto lurido, pezzo di somaro, eh? Brutto protozoo. No, ti prego, scherzavo. Mi vendicherò con te durante il round, guarda. Ti farò cagare addosso prendendoti quando neanche te l'aspetti. Siamo tornati qui con la sigla, ma come avete sentito. Ma tu sei Mr. Kaumbalumbo. Certo, siamo tornati qui nel Pro Pant per un nuovo round di Pro Pant con il tamburo del Pro Pant. Quindi avete 30 secondi per levarvi dalle balle. Arrivederci. Subito, perché guarda, oggi c'ho una cattiveria, guarderò il muro. Però tu non devi guardare. Non sto guardando, ma vi dico che avete pochi istanti, tra poco mi giro le balle. No. E mi giro. No. Cosa vuoi, ratto? Ah, ho visto. Ho visto tutto. Ho visto tutto. Sì, ma tu ti metti dietro di me. Ti metti dietro di me a nasconderti. Cosa cacchio pensi di ottenere? Vabbè. Ok, sono scappato. Non ti preoccupare, sono messo bene. Va bene. Io inizio. No, non puoi. No, non me ne frega, basta, mi sono rotto le scatole. Sto iniziando, sto andando, ok. Nessuno più ha modo di nascondersi. Pronti, pronti. Ok, vi consiglio di stare fermi perché chi si te muove. Lo dico subito, è impossibile. Ce ne sono tantissimi oggetti, è una cosa assurda. Vedo. Tutti piccolini. Vedo, è tutto molto molto pieno di oggetti. Allora vedo sulla scrivania qui ci sono due oggetti particolari, Giorgio, però mi viene un po' il dubbio. No, non è vero, non eri nessuno di loro. Potresti essere forse... Allora, sicuramente Giorgio è quello che è più vicino a me in questo momento, penso. Perché? Chi te lo dice? Perché ti ho visto correre verso questa direzione. Ah! Sei una sedia, Giorgio? Per no, caso? Non sono una sedia. Ma sei questa sedia? No, non è vero, non sei. Non sono una sedia, nessuna di queste sedie. Ok, tre. Se sei un giornale, uno dimmi. Può scappare se ne ha l'occasione ed è proprio alle strette. Questo è un ragionamento strano, secondo me. Bisogna... Secondo me solo se viene individuato. Infatti sì, è giusto scappare, sì. Cioè, solo non considera, pensa se uno ha un punto vita. Quindi tu lo colpisci una volta e è morto, deve scappare prima, no? Tecnicamente no, questo no. Ti ha appena dato un indizio comunque, eh? Che è un oggetto molto piccolo, sì, grazie Anna, sì, l'avevo intuito. No, solo se viene individuato, cioè se io ti sto per colpire allora puoi scappare. Eri quello, vero? Stupido topo, dai, sei uno stupido topo e sei morto, povero topo. Va bene, adesso ti dico dove è Alex. No. Completamente illegale, Giorgio Catorgio. Sto scherzando, non lo farei mai. Non è vero, fai schifo abbastanza. Allora, voglio un indizio da Ananas che mi sembra un po' fuori dal gioco perché l'hai dorme. L'hai appena detto l'indizio. Sei un ananas, non è possibile, non ci sono ananas qua dentro. Davvero, ci sono delle ananas? Sì. Ah, e beh, questo è un'indizione comunque, cioè se... E cosa abbiamo qui della frutta, eh? Se ti piace la frutta, mangiatela tutta, Ma ce l'erano tu in quella stanza, perché però, raga, un indizio non vuol dire mi dovete dire tutto, perché se voi fate così mi state dicendo tutto. Cioè, sta mappa era enorme e voi vi siete giocato tutto in un attimo, Alex. Dammi... Io sono ancora vivo, vedi? Sì, molto bravo, brutto pigmeo delle Maldive. Ascoltami, dammi un indizio, ma che sia un indizio, non che mi dici tutto, un indizio, qualcosina. Io sono in un'aula. Ok, sei in un'aula e... vabbè, vai. Sei nell'aula dove sono io in questo momento, per caso? Dimmi un po'. È un indizio troppo specifico. Ok, sei nell'aula dove sono io in questo momento. Chiuso pure la porta. Chiusa, è finita. Chiudiamo la porta. Allora, Alex Nautz, sei mica uno zaino, perché se sei uno zaino sei un imbecille. Sì, allora ti dico anche cosa sono e finto. Ok, non eri uno zaino, va bene, very nice. Sei un armadio, secondo me potresti essere un armadio. Non eri un armadio, pazzesco. Non credo che si possa diventare un armadio. Penso di sì, in realtà, e anche un sacco di punti vita. Infatti voi ve la siete gestita veramente male, Giorgio, vergognati, anche Anna, mamma mia. Allora, vi ho chiesto di fare mercato, teste di cavolfiore, eh? Tu ci chiami e noi rispondiamo. Insieme? Esatto. Insieme? Cosa siete? Un'orda di gnomi? Per darci forza l'un l'altro, capito? Contro di te che sei ingiusto. Ma tu guarda, devi acchiappare una melanzana e non ti dico cosa ci devi fare con quella melanzana, guarda. Lasciamo perdere. Dove? Molto chiaro. Non era quella palla. Alex, sei una palla per caso, perché sicuro le rompi. Era una mela innanzitutto. Sei una mela? Era una mela, stupido. Dai, sei veramente un imbecille, raga. Vale. No, avete perso proprio tantissimo. Raga, avete fatto talmente schifo che pretendo un altro round
sound, sempre io da mostro. Quindi siete tutti all'inizio, giusto? Siete tutti qua, arrivo anche io, aspettatemi un secondo. Io e non voi? Ci sono. Stai parlando dal bagno, scusa, testa di cavolo. No, eh? No, imbecille. Non posso giocare con voi. Perché non puoi giocare con noi? Cosa perché hai fatto? Perché è tonto e si è messo negli spectator. Che deficiente del cavolo. Scusa, io volevo guardarti, che ne sapevo che volessi fare un altro round. Che imbecille. Cioè, deve rovinare tutto, deve rovinare. Dai, non è vero, non è così grave la cosa. Ti aiuterò, scusa, vedi. Deve uscire dall'avventura, secondo me. Ma infatti... è già uscito, più fuori di così non so come può essere. Sto ratto deficiente che parla dal bagno, oltretutto. Ah, mi dispiace. Sei un cretino, non ti sopporto più, vattene dall'avventura. Fai schifo. Ma se n'è già andato, dove altro deve andare più di così? Che pizza. No, fuori da tutto. Va bene, allora nascondetevi voi due, avete un altro round. Giorgio, io non voglio neanche sentire che esisti, guarda, perché non se... vuoi che ti aiuti, scusa, ti posso dare indizi, guidare acqua, fuoco. No, non vale, scusa. Solo se te lo chiedo io, però, va bene? Va bene, io okay. Sono a disposizione in casa. Comunque ti odio perché cioè sei veramente un deficiente. Non è possibile che tu sia così stupido. Ma che ne sapevo, volevo partecipare. Cioè veramente, guarda che comunque questo genere di stupidità secondo me è una malattia, eh. Stupidite. Sì. Sei stupiditico, capito? Secondo me è molto grave. Cioè, devi... Siamo due qua stupiditici, comunque. Anche Alex è un po' stupiditico. No, secondo me voi due siete. No, tu stai zitto, non sai neanche parlare. Io dico che siete tutte e tre, Anna. Allora, Anna è la più stupiditica di tutti qua dentro, va bene? Allora, ste sedie sono anche infami perché mi spingono. A me che mi tocca e mi spinge mi fa anche girare le palle, eh. Dunque, allora, uno di voi, secondo me, è una sedia. Dico bene? Tipo, no, non è vero. Anna, sei una sedia? No. Alex, sei una sedia? No. Va bene, interessante. Giorgio Catorgio, dall'alto della tua forma spiritica, da dove sì, mi dica. Puoi vedere tutte le cose e essere comunque un ignorante stupiditico. Dimmi un po', qualcuno di loro è allora, una sedia? Io ti dico. No. Nessuno, okay. Nessuno è una sedia, però ti dico una cosa. No, non mi devi dire niente, solo io che Giorgio. Chiedo. E allora tu non lo dici. Ratto. È un indizio impossibile c'è da il gatto capire. Qua. No, stai zitto. Oh, che poi sei sempre illegale. Guarda, mi fiderei di te, ma so che fai schifo e potresti dire qualcosa che rovina il gioco. Va bene, di questa cosa, forse. Sei stato in una stanza in cui c'era una persona. Ok, vabbè, questo effettivamente è un indizio scarso, perché comunque cioè, sono stato un po' dappertutto, quindi non posso essere sicuro. Potrei essere adesso in una stanza dove c'è una persona, per caso, Giorgio? Secondo me no. No? No. No, no, ok, va bene, ci sta. Potrei essere durante la stanza con il gatto in neanche una stanza. Adesso. Neanche. Vabbè, basta. Allora, però non mi puoi dire altro. Perché, insomma, non è che possiamo avere indizi infiniti. Non è che qui dentro c'è una persona per caso, no? Impossibile. No, secondo me no. Ok, va bene. Io non ti sto vedendo da un bel po'. Ah, e qualcuno vi ha chiesto di borbottare, Anna, borbottosa maledetta. Oh, stai zitto. Cioè, non vale così. Sei una carta igienica, Alex? Dimmi un po'. No, ma va bene. Sei un'altra carta igienica per caso, Alex? Secondo me no. No? Beh, è strana questa cosa. Mi sarei aspettato da te che tu divenissi una carta igienica. Mi sembra molto appropriata al genere di persona sono che sei. Sono troppo mimetizzato per te. È impossibile. Guarda, è meglio che ti penti di aver giocato e basta. Secondo me sei mamma un cesso. Ma mia, ti sta sfidando proprio col guanto. Anche perché, questo. Cioè, il cesso pure ti si addice, eh. Sei un cesso, Alex, per caso? No? Anna, qualcuno le ha chiesto di borbottare in modo strano, scusa, per caso? Anna? Qualcuno te l'ha chiesto? Spiegami, spiegami. Non l'ha chiesto nessuno. È perché non mi stai considerando. Non mi sento considerato. Allora magari dovresti evitare di borbottare perché chi borbotta di solito non è che viene considerato tanto. Alex, se sei in bagno sei illegale perché... Ma non sono in bagno, dai. Giorgio ha fatto un verso quando io sono entrato qui. Ma quando l'ho fatto io, scusami. Dai zitto. Quindi lui è uscito, l'infame, è scappato via. No, non è uscito, non è mai entrato, è un po' prima. Ah, dai, stai essendo allora, un po' illegale, Giorgio, effettivamente. Però, Guarda, tu mi stavi colpando che ti avevo detto che era in bagno, non è in bagno. Però così, però così mi vai ad aiutare un po' troppo, mio amico catorgico, effettivamente. Alex! Tanto non mi trovi, sono troppo meditato bene. Sei un distributore delle bevande? O degli snacks, per caso? Alex? Tagliati! Vieni qua con quel tuo corpo! Vieni, quanta vita ha il distributore? È fortissimo, è illecito! Mamma mia! Ci ho voluto 3 anni e mezzo, mi stavo per ammazzare da solo a forza di cercare di sparare Alex. Beh, difficilissimo. Bene, rimane da trovare l'unica, l'emarginata, la sola e l'unica, Ananas. Dove sei? Sì, ora tocca a me, okay. Non mi troverai mai. Allora, Giorgio Catorgio, dall'alto della sua forma spettrale, mi dà un indizio di portata, però bassa. Quindi un indizio... Ok, piccolo. Ti dico che sei nella zona completamente sbagliata. Ok, perfetto. Dell'edificio. Ok, va bene, va bene. Quindi Ananas è molto lontana dalla mia
posizione. Potrei essere magari che verso questa direzione diventa un po' fuochino, Giorgio. La direzione è giusta, sì. Ok, ok. Quindi Ananas potrebbe essere magari in questa... Anna, mi vedi per caso qui? Ma guarda, credo di aver visto per un attimo l'elica del tuo cappellino. Ah, il mio cappellino da Clown Balloon sì, Boy. Il tuo cappellino da Mr. Balloon Boy. Anna, Clown. Sei in palestra per caso? Dimmi un po'. No, non mi piacciono le palestre. Perché sei pigra. Allora, vediamo un po'. Vero. Sei qui dentro in libreria, perché le librerie ti piacciono, quindi sei qui in libreria. Guarda, ci sono passata, io ho preso qualcosa da lì. Ah, basta, quindi non Anna, dico più niente, è una sorta, non dico più niente. Una specie di libro qualcosa. Giorgio Catorgio, mi serve un altro indizio, qua non ne usciamo altrimenti. Allora, stai andando nella direzione sbagliata. Ok, quindi è più, non c'è un'altra di qui. Quale opzione ti rimane? No. Dov'è che non sei andato? Libreria ci sei andato, qua ci sei andato, palestra ci sei andato. No, girati. In bagno ci sono andato. In libreria. È la zona iniziale che non ci sei mai andato. Aspettate, ora ci arriviamo, allora. Tipo qua, dritto qua, perché Magari. Se vuoi ti posso dare un ultimo indizio, non dico più niente. Quindi Anna è qui dentro. E forse è questo libro, ma magari non no. Non dico più niente. Magari non è. Magari è quella bandierina dell'America o quel computer Apples, oppure potrebbe essere quella pianta grassa. Anna è molto una pianta grassa, ma d'altro canto. Come ti permetti? Questo libro potrebbe essere ti piace l'opzione. Quel libro, vero? Non era. Attenta alla vita, attenta alla vita che ne hai 34. Grazie, mio consulente putto. Vediamo se magari potrebbe essere un altro libro qui sugli scaffali. Però lei ha detto che ha preso il libro in libreria. E in libreria quei libri lì non ci sono. Meno che Anna non sia zozzone. Cacchio, sto perdendo un sacco di vita. In realtà forse c'erano quei libri, eh. Ma così io perdo tutta la vita. Allora, non voglio indizi, questa è una sfida. Tira la granata e via. E no, rischierei. Visto. No, non prende tutta la stanza. Rischierei di morire comunque. Quindi è molto terribile. Provo? Non so. Provo. Niente, ho 7 di vita e Anna è ancora viva. Credo che tu mi abbia mancato per un pelo, però vabbè. Non ne ho idea, raga. Però adesso io ho 7 di vita, quindi qualsiasi cosa decido di fare. Ti vedo poco. Mi vedi poco. Ora ti vedo tantissimo. Allora vedo cosa che non va. Calmi, tutti i tuoi denti. Diamoci tutti una calmata, perché qui Giorgio è un po' un imbecille e sta facendo c'è del mercato. C'è una cosa che non va, però ti devo dire. Dimmi questa cosa che non va. Che io so dov'è, no? Però dalla tua visuale non la vedo, è invisibile. Come invisibile? Eh sì! Questa cosa è illegale tantissimo, scusate. Come? Io mi vedo! Questa cosa è estremamente illegale, fuori dalla legge. Ok, allora aspetta, io mi muovo. Tu non mi spari per vedere se sono invisibile o no, ok? Va bene. Okay. Muoviti un po'. No, non sto vedendo niente io, L'ho vista. Ma io ero. Aspetta, ero sopra il ripiano, mi vedevi? No, allora ti do 3 secondi per nasconderti. 1, 2, 3, fine! Okay. Guarda, corri! Era palese, era da solo. Ma mi vedevi? Adesso sì, prima non ti vedevo. Ma prima? Ma no, prima non ti vedevo, ma non lo so se ti vedevo prima, Giorgio. Ma sì che mi vedevi. Giorgio ha detto di no, Giorgio è molto esperto di queste cose, non serve sì, a niente. Vabbè, Giorgio ogni volta dice sempre Giorgio, dove mi nascondo. Giorgio cosa comunque, cioè Giorgio è più utile. È infame. Di questo cartello qua. Questo posto è un posto felice perché tu sei qui. Ma cosa già è una cosa buona, no? Sì, ma è completamente inutile, non mi rende felice questo cartello, cioè dovrebbe ma non lo fa. E io sì, perché sono più utile. Aia. Guarda quanto è brutto Alex. Con quelle gambe lunghe che ha. Cioè, tutto gambe, guarda che schifo. Non so se ti sei visto, tu tieni una palla. Tu, allora! Allora, tu sei un asparago? Sei un asparago, ma non uno normale. Sei un asparago che entra nel sedere delle persone. No, io sono il Canada! Allora, adesso sapete che cosa vi dico? Facciamo un altro round. Ma questa volta non sarò io il cercatore, ma sarà. Potrebbe divenire. Allora, qua c'è solo Alex. Quindi non si sa perché anche Anna ha deciso di prendere la strada dello spectator, a quanto pare. Spiegami. No, non l'ho presa la strada. E allora, perché non sei qui? Perché stavo aspettando che dicevi. Non è possibile che sei così scema. No, non c'è un modo. No, non puoi. Cioè, come si fa? Mi triciclizzo. Questa stupidite. Comunque, com'è che era? Sì, stupidite. Non si può averne così tante. Inventate delle pillole a riguardo. Allora, l'unico che non è, sembrerebbe meno affetto dagli altri da questa maledetta stupidite, sembrerebbe essere il mio amico Alex Nauts. Quindi esatto, Alex Nauts, e qui sarò io? Sì, puoi essere tu il cercatore. Allora, questo pigmeo cercatore è il nostro nuovo, a parte le cagate che dice, ma queste facciamo finta di non sentirle, perché tanto, guarda, sono terribili. Sono il nuovo cercatore. Sì, bravo, faccia al muro, pigmeo, bravo. Venite con me voi altri. Pronti, ma ci nascondiamo tutti insieme o da soli? Secondo me, non lo so, tutti insieme, vogliamo provare? Dai, vai con Anna, io venato da solo, forse se no sono in tralcio. Vabbè, porca miseria, l'unica volta. Se lo dici da solo. No, infatti, è l'unica volta che si rende conto di essere un intralcio. Guarda, adesso no, girarino.
Se tirarla come insulto, che ho fatto una cosa buona. Va bene, scusa. Ok. Dai, Anna, aspetta, aspetta, guarda, guarda. Ah, voglio buono vedere anche se questo. Ci riesco. E cosa stai cercando? No, 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 no. No, Anna, stai smontando tutte le cose. Non ci riesco? Stai, secondo me no. Secondo me stai smontando. Anna sta smontando tutte le cose. No, Anna, no, ci voglio. Vieni, vieni. Prego. Anna, non ci riusciremo. Anna, vieni. Tre secondi. Anna, vieni, vieni, vieni. No, allora, tu non dai 3 secondi a nessuno, sennò immediatamente ti. Vabbè, allora ognuno sta singolo, va bene? Ognuno separato dagli va altri. Bene. Ok, ricordatevi che. Mannaggia, aspetta, no, è che. Dai, non è possibile. Che è successo? Niente, il mio nascondiglio era buonissimo, però. Non si può no, fare. Ma neanche il mio funziona, come faccio? Aspetta, Alex, abbiamo bisogno di più sto tempo. Partendo. Non stai partendo, sennò. Ma tu sei andato via da dove ero io? Eh sì, per forza, Anna. Ma come sì? Ho dovuto. Ok, io credo di esserci in realtà, tutto ci sfasciato. Siete tutti? Qua. No! Dai, ma voglio partire. Non rompere le palle. Io sto vedendo. Dai, Roschio, forse ti vedo. Guarda, se vedi cose che si muovono e saltellano. Ma quale sei tu? Salta. Io quello. Salta un po'. No, non sono nella stessa stanza, sono in quella opposta. Ok, ok. Puoi farti vedere da me in modo che io sappia che cosa sei. Così devo ci organizziamo. Aprire la porta, però Alex non deve partire. No, Alex non sta partendo, non ti devi preoccupare neanche un po' di mi questa vedi, cosa. Mi vedi, qui sono. Fammi vedere, non ho capito. Ah, sì, sì, che cacchio sei? Ah, sei tu? Io sono qua. Ah, bellissimo. Questo è. Ah, mi ricordo di lui. Fantastico. Pazzesco. Vieni, posso vieni. Partire? Sì, vieni, Giorgio, so io dove andarci a inficcare. Sono proprio un posso posto. Partire? No. Oh, vieni, Giorgio, qua. È perfetto qua. Sei sicuro? Ma siete in quella stanza voi? Siamo in una stanza molto buona, una stanza perfetta. Posso anche essere questo io, Adesso posso partire? Sì, sì, puoi partire, imbecillone. Oh, finalmente. Finalmente, finalmente. Oh, ricordatevi che c'è il blocco della rotazione. Ok, sì, Giorgio. Sì, già fatto, ti non conviene? Siete dei geni. Forse era meglio se stavi sotto dove eri. Tranquillo, vabbè. Si ferma. Ok, perfetto. L'importante tanto lui è a chilometri di distanza, figurati se sa dove cavolo ma siamo. Che ne sai? Perché sei un imbecille. So già al 100% se ne è andato a nasconderti in Giamaica. Allora, il mio round sarà molto lento e agonizzante come tortura. Ma noi non ci torturi mai. Ma se tu. Ma guarda, sarà una tortura per te perché non troverai nessuno di noi e dopo un po' inizierai a piangere. Anzi, sei usato. Vabbè, l'abbiamo visto. Ti faccio anche una melodia con il tamburo e Giorgio. Giorgio fa tipo. E Anna canta, ok? Okay. Questa è per Alex. 3, 2, 1, via. Povero Alex che si aggira per i corridoi, ma non ci trova mai. Finisco io. Oh yeah! Era solo di tamburello. Perfetto. Ok, però allora, Alex, ho delle domande. Sì, dimmi una a ciascuno puoi averne. Qual è la stanza del gatto? Qual è la stanza del gatto? Ah, quella con il fantomatico gatto alla lavagna? No, no, assolutamente. Invece però questa l'hai chiesta a tutti, quindi hai finito le tue domande. Non ne hai più altre. No, cioè, ce n'è solo un'altra. No, non puoi. Cioè, va bene, dai, dimmi quest'altra domanda, Alex. Forza. Degli armadietti siete? No, Alex, ovviamente. Cioè, noi per chi ci hai preso? Per degli armadietti. Ma noi secondo no, te secondo possiamo. Secondo me qualcuno è. Ma cosa stai dicendo, no, brutto scellerato? Sei veramente uno scellerato, Alex. Vai a prendere questa fantomatica pillola per la stupidite, perché mi sa che stai. Ne hai proprio bisogno, Alex. Ma poi scusami tanto, ho una domanda per te. Tu ci fai delle domande, ma io in tutto sto round non t'ho ancora visto. Ma allora ma queste domande. Ma secondo me mi hai visto e non lo vuoi dire. Ma cosa stai dicendo con quei tuoi piedi lunghi e quelle tue gambe lunghe con mi cui sa ti aggiri? Che sta girando costantemente nella stessa zona. Ma anche secondo me non è possibile. Perché non è possibile che per tutto sto tempo lui non ci ha visto. Cioè, io non l'ho visto mai, lui non ci ha visto mai. Ma secondo me l'avete visto. È un'ignoranza totale quella che ha. Gli diamo un altro indizio, Lion, perché sennò cioè non finiamo più. Dici? Cioè ti Oh, c'è qualcuno qua. Lo sapevo. Dove hai dato? Cosa c'è? Lo senti, cosa Giorgio? Cioè, è tutto un ulula. Ha detto una bugia. Una detto. Bugia. Giorgio l'ha detta, quel piselloso. Ma cosa stai è successo? Giorgio, perché hai detto. Tua sorella in carriola quella. Alex, no, come ti. No, Alex! Volevo, Alex! Alex! Puoi rientrare se vuoi. Adesso ti ammazzo, altro che posso rientrare. Adesso. Ti ha dato il permesso per rientrare. Alex, io ti prendo a panate in te. Non so dai, come farò. Ma scusa, ma cos'eri? Dimmi cos'eri. Ero prima un cassettone. Lo sapevo che eri quel cassettone. E tu io l'ho detto. No, non però. Adesso, io non adesso sono una cosa bellissima. Sono un cassetto di piselli. Che bello. Ma gliel'hai detto. E infatti ora cambierò immediatamente, in modo che quell'imbecille di Alex. Introvabile, introvabile. Certo, perché quell'imbecille di Alex non deve poter sapere niente. Perché fa sì, schifo. Non lo però so. Però dimmi quando sei nascosto. Sono nascosto. Allora vado. Sì, sì, sì. Aspetta. Io sono veramente impossibile da trovare. È difficilissimo stare fermi comunque. Veramente, raga, è una cosa impossibile. Chissà se posso diventare. Ah, peccato. Sarebbe. No, allora te ne devi andare. Te ne devi andare.
So che c'è Giorgio qua dentro. Sì, è molto possibile. Uccidilo. No. Fagli male. Lo posso anche uccidere? Certo che lo puoi uccidere. Puoi fare quello che vuoi con lui. Anche amarlo. È una tattica. Ok, uccidilo, uccidilo. Ce l'hai. Ma non è giusto. Ti ha preso, Giorgio? Non è possibile. Sì. Come ha fatto a prenderti? Che ne so. Che succede ancora? Dai, Alex ha rotto le palle comunque. Dai, ma se non ti stai fermo. È lui che rompe le palle. Eri un libro? Certo che ero, e sono ancora un libro. Invisibile, un libro. Ma Giorgio è rientrato di nuovo. Giorgio, non ma puoi rientrare nel gioco. Vai immediatamente ma in un angolo. Assolutamente no. Assolutamente. Chi è questo triciclo? È Giorgio. Giorgio è un triciclo in bagno, Alex. Ok. Aiuto. Ecco, seccalo. Bravo, Alex. E tu dove sei? Sei in bagno, è quindi. Probabile, molto probabile, Alex. Cercami. È facile trovare un libro sì. in bagno. Ma un libro in bagno potrebbe anche essere usato come carta igienica. Dipende che libro è. O forse una tazza, sì, le tazze. Una tazza da colazione, magari. Ma una carta igienica, un sapone. Un sapone, Alex. Controlla il sapone, raccoglilo da terra. Alex, quel sapone. Giorgio. Dai, tuo momento, Giorgio, corri. Aspetta un po' che Alex forse adesso mi trova, perché Alex è fortissimo. Eccolo che mi sta per trovare. No, mi stai fuggerando. Ah, Alex mi sta trovando, sicuramente. Mi sta trovando Alex, per forza di cose. Alex mi sta trovando. Ma cosa, la Pepsi? Ma tua sorella è la Pepsi, Alex. Ah, tua sorella è in carriola. E io cambio. E sono un'altra bevanda. Ti lascerò andare, Lion. Ah no, non voglio la tua pietà. Non voglio. No, smettila. Ah, adesso ti schiaccio, porca miseria. Come distributore no, non puoi. Ma non ci passo. Non mi troverà mai nessuno. Dai, io non passo da nessuna parte. Cioè, ma che schifo. Dai, che travestimento imbecille. Vattene via. Va bene, dimmi un indizio su Anna. Tu lo sai. Ma non lo so cos'è Anna. Devi trovarla. No, devi trovarla da solo. Chiediglielo a lei. Non lo so cosa sono. Non lo sa nessuno. Dai, devi trovare. Se trovi Anna, hai vinto. Muoviti. Ma dov'è? Pigmeo maledetto, imbecille. Guarda te. Adesso divento una scopa, porca miseria. Ti entro. Ma perché lo dici? Perché vatte. Non sono Anna. Oh. O forse sì. Devi chiederle qualcosa. Non le chiedi niente. Non la troverai mai. Dimmi un indizio. Oh. Forse. Ti ho visto spesso passare. Sono sempre io questo, devi trovare Anna. Cammina, vai. Io ho capito. Sono curioso anch'io di vedere cos'è Anna. Andiamo, forza. Secondo dai. Me è uno di questi armadietti. È possibile, comunque io sono all'altezza del tuo pube. Quindi questa cosa non mi piace, no. Divento un'altra cosa, mi sa, quando posso. Dai, troviamo Anna, Alex, che sicuramente. Andiamo, Lion. Ah, Anna, siamo in area? Qui? Tipo qui? No, non vi vedo. Sei in libreria, Anna, per caso? No, non vi vedo. Ho chiesto. E dov'è allora? Io ho chiesto se sei in libreria, non se ci vedi. Sei in libreria? No. Non è in libreria. Alex, sei in palestra, Anna, per caso? No. Allora sei nella zona dove eri la volta prima? Secondo me in cucina. No. Sei nella zona dove eri la volta prima, per forza. No. Dai, non è possibile, abbiamo detto tutti i posti. Non ce ne sono altri, non puoi essere in un altro luogo. Posso dare un indizio, però solo quello e poi basta. Va bene, di questo indizio. Sono in una zona di passaggio. Sì, basta. È in corridoio, Alex. È in corridoio. Per forza di cose, bisogna ammazzarla. O forse potrebbe essersi inficcata in un ascensore. Controllo gli ascensori. Alex, non ti devi preoccupare. No, non mi troverete mai. No, è per forza è in corridoio, Alex. Non c'è altra spiegazione. Questo coso vibrava, controllalo, questo. E sparalo. Ma già l'ho controllato, mi sa. Allora non è inutile. Allora controlliamo bene qui in questo. Cosa c'è, Giorgio? Cosa Giorgio, vedi? Allora, te devi fare l'anfiteatro dei fatti tuoi. Ok, Giorgio, stai perché zitto. Non è possibile. Allora, vediamo, forse. È questa! Ah, era un armadietto, lo sapevo io. Anna, scappa e divieni un'altra cosa. È l'unica salvezza che puoi avere. Divieni un'altra cosa e confondi le acque. Confondi le acque. Il pigmeo non corre veloce per via dei suoi piedi pigmei. Alex, mi hai sparato. Tua sorella. Porca miseria. No, allora. Dai, sono fortissimo. Allora, quella doppia sorella che hai te. Cosa ho detto? Una brutta parola. Forse in mezzo tanto non si è sentita. Tua sorella in soffa, Alex. Porca miseria. Guarda, fai schifo. Mannaggia. Non hai vinto. Il pacchetto più bello e camuffato del mondo. Alex, tira una granata in una stanza piena di oggetti. Forza, vai lì, veloce, butta la granata. Non lo sai fare, bravo, ok. Alex è morto, andata. Perfetto, con questo si può concludere questo episodio. E da Lion, Giorgio, Anna e basta. Out! Ciao!